Si può dire a volte che non si sta in pace nemmeno da morti, anzi bisogna dirlo. Ad Augusta è proprio così e sembra addirittura di essere a Roma, a Milano, una grande città, una metropoli, una megalopoli addirittura, di, naturalmente occidentale, della nostra Europa, o meglio della nostra Italia, perché ad Augusta, come in queste grandi città, si fa la fila per essere tumulati. E ci sono qui nella camera mortuaria del cimitero di Augusta, dove ci troviamo, ben 7 salme che devono essere ancora tumulate nei loculi, perché questa è la decisione delle persone che aspettano che i loro cari vengano messi in quei, come si diceva una volta, cascioli, loculi, cioè sono all'interno. Ecco, possiamo vedere già adesso, possiamo inquadrare anche, ecco, quella, quel colombaio di loculi, no? E quindi tutto questo significa che non ci sono i loculi, cioè questa attesa lunga, spesso a volte anche di mesi, significa che non sono stati programmati i loculi a sufficienza. Ebbene, bisogna sapere che i loculi sono onerosi per i cittadini, cioè bisogna pagare 1.600 euro. Pensate un po', quando una volta si affittavano per un 60 anni, e la cifra non era questa qui, 1.600 euro corrispondono a circa 2.400.000, ecco, per essere precisi, una cifra spropositata, che però consente alla povera salma di stare lì per 60 anni. Poi devono essere o rinnovati questi affitti dei loculi, oppure i corpi vengono messi nell'ossario comune. Chi non ha la possibilità dovrebbe essere seppellito a terra, perché questo è previsto quando non ci sono queste opportunità. Ma non so se adesso abbiamo un campo, è possibile sapere se abbiamo il campo per i poveri qui, esiste ad Augusta questa opportunità? Ecco, di fronte c'è un campo per i poveri, ma che succede? Non lo sa. Ecco, allora noi stiamo tentando di parlare con un addetto qui al cimitero, ma risponde che non lo sa. Il direttore in questo momento non l'abbiamo, vero? Non c'è il direttore? No, non c'è. Però nell'attesa di poter parlare con lui, quando lo possiamo trovare, oggi è un orario di ricevimento, perché oggi non è possibile, va bene, allora vedremo un altro giorno. Cerchiamo di capire perché queste persone devono ancora essere nel dolore, sopportando questa vista dei 7 feriti che sono all'interno della camera mortuaria. Ognuno, quando ha un dolore di questo tipo, almeno cerca di quietare questo dolore quando sa che il povero caro è messo dentro e non è così abbandonato, così in una camera mortuaria. È una questione di affetto, di sensibilità. Io credo che questa sensibilità, a parte il denaro, deve essere rispettata. Speriamo di parlare al più presto con il direttore del cimitero per poter chiarire questo piccolo mistero, se c'è, o comunque perché esiste questa situazione di fila, addirittura la fila, per essere tumulati.